Allora, buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Io mi chiamo Thierry Vissol e lavoro un po' con la Fondazione da un po' di tempo e sto creando con la Fondazione un centro che si chiama il Centro Libre Espressione, che è un centro euro-mediterraneo per la promozione della libertà di espressione e della satira politica. E quindi questa conferenza era un po' la prima attività di questo centro. E quindi oggi volevo dedicare questo piccolo panel al tema appunto legato all'informazione, alla propaganda e alla satira politica che è stata utilizzata durante la guerra in una maniera molto importante per fare della propaganda. Allora, vi presento i membri del panel. Vicino a me Alberto Toscano, che è un giornalista molto famoso, ma anche un grande collezionista di giornali, particolarmente giornali della Prima Guerra Mondiale, ma non solo, lontano di essere solo questo, e che lavora un po' sulla storia tramite appunto la stampa. E poi vicino a lui Pasquale Guaraniella, che è professore di letteratura italiana presso l'Università degli Studi Aldo Moro di Bari, e che anche lui ha dedicato molto lavoro, e appunto di quello che parlerà, a un autore siciliano che si chiama Federico De Roberto, che ha avuto un ruolo importante, particolarmente in un giornale, il Giornale d'Italia, ma che ha anche scritto dei saggi satirici, appunto satirici, non fanno sempre ridere perché è molto interessante, sulla Prima Guerra Mondiale. E quindi dovevamo avere anche un francese che doveva venire per parlare appunto della satira e purtroppo non ha potuto venire, quindi prenderò il suo posto, spero che potrò dire anche delle cose carine. Ma prima di iniziare vi volevo fare sentire un piccolo documento sonoro che è un ordine del giorno del generalissimo Cadorna il 7 novembre 1917, cioè qualche settimana dopo la disfatta di Caporetto, quando finalmente gli italiani si sono fissati sul Piave e con l'aiuto dei francesi e degli inglesi sono riusciti a bloccare l'avanzamento delle truppe tedesche e austriache, perché senza i tedeschi gli austriaci non sarebbero mai riusciti ad avere questo sfondamento dell'Italia. Allora, ascoltiamo. Ordine del giorno all'esercito del 7 novembre 1917, con indicibile dolore. Per la suprema salvezza dell'esercito e della nazione abbiamo dovuto abbandonare un lembo del sacro suolo della patria, bagnato dal sangue glorificato, dal più puro eroismo dei soldati d'Italia. Ma questa non è ora di rimpianti, è ora di dovere, di sacrificio, di azione. Nulla è perduto se lo spirito della riscossa è pronto. E la volontà non piega. Già una volta sulla fronte trentina l'Italia fu salvata dai difensori eroici che tennero alto il suo nome in faccia al mondo e al nemico. Abbiano quelli di oggi l'austera coscienza del grave e glorioso compito ad essi affidato. Sappia ogni comandante, sappia ogni soldato qual è questo sacro dovere. Lottare, vincere, non retrocedere di un passo. Noi siamo inflessibilmente decisi sulle nuove posizioni raggiunte sul Piave, allo Stelvio, si difende l'onore e la vita d'Italia. Sappia ogni combattente qual è il grido e il comando che viene dalla coscienza di tutto il popolo italiano. Morire, non ripiegare. Il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale Cadorna. Alla mia fiducia hanno pienamente corrisposto i fatti. L'attacco nemico, principiato il giorno successivo, 10 novembre, si infranse contro la volontà ritemprata dei soldati d'Italia.
erano sempre i soldati di Gorizia e della Painzizza. Se il veleno propinato dall'interno ne aveva per un momento abbattuto lo spirito e si avevano poi assunto nuova forza nello spirito rinnovato del paese di fronte alla sventura. L'Italia fu salva e l'esercito attese fiducioso che suonasse l'ora della risposta e del trionfo. Ecco, non era tanto ascoltibile, ma un documento veramente dell'epoca e per questo è molto interessante, soprattutto perché là si riprende tutto il verbiaggio propagandistico che ha per intento di convincere la gente che la guerra è giusta e che si vincerà. Ma prima di iniziare con diciamo, la descrizione di quello che è stato l'informazione e soprattutto la censura e la propaganda, si deve vedere che prima c'è stato già della propaganda dal lato dei francesi e dei inglesi contro i tedeschi, accusati di mettere in moto quello che chiamano il pangermanismo. E per questo già negli anni 10, eccetera, c'era già, diciamo, una grossa propaganda antitedesca. Ovviamente dal lato tedesco c'era anche della propaganda contro i francesi, inglesi e americani che avevano conquistato il mondo e che non volevano lasciare posto ai tedeschi per essere là. E questo era una mappa di propaganda tedesca dove si vedono effettivamente dappertutto il coq francese, il leone inglese e gli americani che sono un po' dappertutto e invece i tedeschi no. E queste sono già un po' le due basi principali della guerra. Dopodiché tutta la problematica della censura era per imbavagliare e paralizzare la stampa. Si doveva assolutamente trovare un modo per convincere la popolazione, che sia dal lato tedesco, austriaco o dall'altro lato, che uno, la guerra era giusta, secondo, erano gli altri che erano cattivi, e in fondo per provare di creare dell'odio verso il nemico. E questa è la base di tutto ciò. Ovviamente questo sarebbe stato molto difficile se la gente avesse potuto sapere esattamente come andavano le cose. Quindi vi faccio defilare qualche fotografia di che cosa era la guerra, anche se ho scelto delle immagini che sono piuttosto gentili. Quindi questo ha dato luogo tra l'altro a un grandissimo quadro. Sono dei soldati inglesi che hanno subito il gas e che sono diventati ciechi e quindi si tengono l'uno dietro l'altro. Questo era una trincea a Verdun, come si vede vivevano come dei ratti nel fango. Questa è un'altra trincea, si dormiva laddove si poteva. Questo è un soldato tedesco che dorme in un buco di una granata. Questo è un soldato tedesco che in una trincea vicino a un cadavere. E questo sono soldati austriaci con dei soldati italiani che sono stati ammazzati. Questa era la vita corrente di tutti i soldati, quindi non si poteva convincere la gente che la guerra era bella. Si doveva trovare altri mezzi e per questo si doveva assolutamente controllare in un modo molto preciso tutta l'informazione. E quindi dall'inizio della guerra tutti i paesi mettono a posto delle legislazioni o delle organizzazioni che siano in grado di assicurare il controllo dell'informazione. I tedeschi iniziano effettivamente i primi con una legislazione prima dell'inizio della guerra, il 31 luglio 1914, e affidano ai corpi d'armata il lavoro di controllare l'informazione, sapendo che i vari corpi d'armate tedeschi dipendevano dalle varie Länder e quindi che la stampa non era una stampa nazionale ma piuttosto una stampa regionale. In Francia la legislazione è del 4 agosto, cioè all'inizio della guerra, che crea un ufficio di stampa presso il Ministero della Guerra.
In Inghilterra aspettano un po' di più perché sono più rispettosi, diciamo, della libertà di stampa, ma in settembre 1914 creano anche loro degli uffici di censura e di controllo dell'informazione. In Italia, quando la guerra inizia, mettono a posto un sistema piuttosto privato di controllo dell'informazione e cominciano veramente a creare un ministero, di fatto c'è un ministero senza portafoglio che incarica della censura e della verifica della stampa. Ovviamente con l'evoluzione della guerra tutti questi strumenti, organizzazioni o ministeri saranno rinforzati nei loro poteri e la censura si applicherà non solo alla stampa ma a tutte le forme di pubblicazione, cioè le immagini, le cartoline, i manifesti, tutto, e anche le lettere dei soldati, perché si deve evitare, dicono, di trasmettere al nemico delle informazioni strategiche, ma è soprattutto per controllare anche quello che i soldati mandano a casa per evitare di demobilitare o di, diciamo, di dare un effetto negativo alle famiglie. E quindi è molto difficile di separare il controllo dell'informazione e la propaganda, perché ovviamente della propaganda si fa ben presto. Là vi faccio vedere una tabella dove ci sono da un lato alcuni titoli dell'Avanti che sono pubblicati prima che l'Italia entrasse in guerra e che sono ovviamente, perché l'Avanti era pacifista contro la guerra, sono quindi titoli molto drammatici. Dall'altra parte sono titoli di articoli che sono apparsi nella stampa francese e, come vi dicevo prima, l'idea è di creare un'immagine dell'altro che sia, diciamo, qualcuno che non è civilizzato, un barbaro. E di fatto sono titoli del 1914 dove si dice che l'armata tedesca sono un'armata di assassini, che sono dei barbari, una guerra di selvaggi, e poi fanno anche degli articoli per criticare i tedeschi che si vantano di avere vinto delle battaglie quando non è il caso. Un altro. Allora, ovviamente la censura può essere estremamente drammatica, cioè appunto che non si può, tagliano o mettono in bianco gli articoli che non piacciono. Là c'è una prima pagina dell'Asino dove si vede un giornale bianco, poi c'è un documento francese dove si dice gli uomini del giorno e un giorno senza carne perché la censura affamata ha mangiato tutta la carne. Questo è un altro esempio di censura, appunto del giornale L'Avanti, dove si vede che le colonne sono state completamente soppresse, anche qua. Nell'idea di trasformare l'altro in un barbaro e in un selvagge, ovviamente ci sono un sacco di pubblicazioni che sono state fatte. Particolarmente all'inizio della guerra, i tedeschi sono accusati di avere commesso dei crimini di guerra in Belgio, di avere assassinato bambini, donne, eccetera, eccetera. Quando entra in guerra l'Italia, c'è una pubblicazione, il Chiffon Papier, che pubblica tutti i proclami tedeschi in Belgio o nel nord della Francia occupata, dove sono dei proclami che sono estremamente duri, dove dicono che se uno è visto a fare questo o questo sarà fucilato e patati patala. Quindi l'idea è veramente trasformare l'altro in un barbaro. Ovviamente questo si fa anche dal lato tedesco, ne riparleremo. Questa è una cartolina italiana dove dicono, appunto, perché i tedeschi riprovano ai francesi e agli inglesi di avere portato sul fronte dei salvaggi, dei soldati neri, indiani, eccetera, eccetera. E questi che vedono dietro questa battaglia possono dire che sono quelli venuti ad insegnarci civiltà.
e quindi uno si rinversa, diciamo, la problematica, e c'è una copertina dell'asino che più o meno dice la stessa cosa, sono delle bestie selvagge che dicono, vedendo la battaglia ai tedeschi, e dire che noi ci chiamiamo selvaggi. Ovviamente questa propaganda utilizza tantissimo la satira, perché permette appunto di caricaturare in una maniera molto più espressiva il nemico. E quindi là si vede Guglielmo con la morte dietro di lui, e c'è scritto traditore intorno al suo corso. Qua sono dei prigionieri tedeschi e si dice dovete essere carini con gli animali. Ovviamente tutta questa propaganda si ritrova anche in America, quando l'America sta per entrare in guerra. Questo è uno dei manifesti che sono stati affissi dappertutto, che i soldati mangiano i bambini, e questo è un fatto, quindi si deve fare la guerra contro questa gente. Questo è un'altra satira, ma questa è austriaca, pubblicata in italiano. E là fanno vedere che i francesi stanno mentendo, perché fanno vedere un grande leone e dietro c'è un povero animale affamato che non sarebbe neanche in grado di attaccare qualsiasi persona. Poi ovviamente è utilizzato la propaganda e il disegno per, diciamo, convincere la gente di andare alla guerra. E là dice è molto più bello di fare fronte alle pallottole piuttosto che di essere ammazzato dalle bombe. Questo è un manifesto inglese, perché all'epoca c'erano dei bombardamenti già dai tedeschi tramite il loro Zeppelin. Questo è un altro manifesto americano a favore dei prestiti che dovevano fare la gente, comprare i titoli del governo per finanziare la guerra. E quindi anche là Altzian, i Uni sono effettivamente i barbari tedeschi. Questo è anche un'altra forma di propaganda, perché la propaganda utilizzava tutte le forme che fossero possibili, e questo è una medaglia di un tedesco che si chiama Goetz, che ha fatto tantissime medaglie satiriche durante la guerra, e questa è una molto interessante perché rappresenta la truppa che sta ammazzando Europa. E questo ovviamente i caschi non sono i caschi tedeschi, sono i caschi francesi. E quindi, voilà. Poi ovviamente si usavano tutte le forme di propaganda, particolarmente si è scoperto che all'epoca il cinema aveva una grandissima popolarità, erano milioni di persone che andavano al cinema, e al cinema c'era una grande società francese, Pathé Gaumont, che girava dei film di attualità che passavano all'inizio dei spettacoli di cinema. Ma questi film di attualità erano completamente controllati dal governo e andavano in tutti i paesi, perché Pathé Gaumont lavorava per l'Italia, l'Inghilterra, l'America e la Francia, e non faceva vedere delle immagini di battaglia, solo delle immagini del retrofonte, poi davano qualche informazione. Boh. Ma a un momento in Inghilterra si sono resi conto che o non dire quello che andava non passava più, e quindi nel 1916 l'ufficio di propaganda inglese decide di fare girare un film durante la battaglia della Somme nel giugno 1916, e là fanno un film un po' nelle trincee, perché molto, molto spesso quando facevano dei film sulla guerra era filmato nel retrofonte con dei soldati che facevano finta di andare in battaglia, quindi non si vedeva un granché. Invece là vanno effettivamente nelle trincee, e questo è un'immagine che è reale, cioè è filmata in trincea dopo un attacco, e il soldato porta un amico che è stato ferito, che tra l'altro morirà qualche ora dopo.
Ma non si ferma qua la propaganda. La propaganda va anche fino ai bambini. Cioè in tutti i paesi esistono dei giornali specializzati per i bambini, come il Corriere dei Bambini, per esempio in Italia, o l'Illustrazione dei Piccoli, e dove anche là fanno grossa propaganda. O non ha mai... C'è un problema di... E quindi racconta come un bambino riesce a vincere un tedesco perché non ha mai tedeschi. E quello che è molto interessante, e per questo che ascolteremo con piacere il professore, che utilizzano anche in un modo estremo intellettuali. Quindi vi ho parlato all'inizio delle barbarie che hanno fatto i tedeschi in Germania, in Belgio, pardon. Ovviamente questo ha scatenato i francesi e inglesi per dire: ma guardate, questi non sono in grado di fare una guerra civile come se poteva essere una guerra civile, sono dei barbari, ammazzano tutti. E quindi in reazione a questo, 93 intellettuali di alto livello tedeschi, tra cui 12 premi Nobel, faranno un manifesto che pubblicheranno in tutte le riviste americane, perché l'America non è ancora in guerra, in tutte le colonie inglesi, in francese e in italiano, nella quale difendono la posizione dei tedeschi dicendo che loro sono molto civili, che ricordano Goethe, che ricordano Kant, eccetera, eccetera, che non possono fare delle cose di questo genere e che se l'hanno fatto, l'hanno fatto per difendersi. Ovviamente, dopodiché, un altro intellettuale riunisce 3.100 intellettuali tedeschi per fare più o meno lo stesso discorso. Ovviamente questo fa grande pubblicità dappertutto e rispondono gli inglesi, 119 intellettuali inglesi, reagiranno per accusare i tedeschi di avere iniziato la guerra con dei documenti diplomatici. Poi si creano anche dei gruppi di intellettuali per pubblicare delle analisi scientifiche sulla guerra, su come potrebbe andare, su chi è più forte, chi è meno forte, eccetera. E tutto ciò è finanziato dal governo e pubblicato nelle riviste e anche distribuito gratuitamente in milioni di copie ai soldati. E più di questo, si utilizzeranno anche gli autori di grande letteratura. In Germania, per esempio, c'è Thomas Mann, che un grande Thomas Mann, che scrive ben due libri per criticare l'Occidente e la democrazia. Per lui la democrazia consiste ad ammazzare la cultura tedesca. E questo ovviamente è assolutamente incredibile. Dal lato degli inglesi hanno messo nell'ufficio di propaganda dei grandissimi autori come Rudyard Kipling, come H.G. Wells, come tutti questi grandi intellettuali che pubblicano che vanno anche a fare dei giri sul fronte per raccontare a loro modo la guerra. C'è Conan Doyle, c'è Matthew Barry, che è quello che ha scritto Peter Pan. Potete immaginare l'autore di Peter Pan che va a giustificare la guerra. Cioè sono delle cose assolutamente incredibili. Dal lato austriaco c'è Leo Spitzer, che è anche lui un grande intellettuale, c'è Robert Musil. Robert Musil è andato a combattere sul fronte, è stato ferito due volte, e lui lavora per l'ufficio di propaganda austriaco. E all'inizio della guerra c'è anche Stefan Zweig. Poi dopo qualche mese Stefan Zweig avrà capito e sfuggirà in Svizzera. E quindi si utilizza così tantissimi autori. In Italia c'è ovviamente Marinetti, Malaparte, e poi Andrea Soffici e Federico De Roberto, da cui parleremo dopo. E D'Annunzio, ovviamente Gabriele D'Annunzio, che lui va più che scrivere, perché va anche sul campo e fa D'Annunzio e ha fatto delle
delle cose assolutamente incredibili. È andato con dei piccoli sottomarini per affondare una barca, poi ha fatto questo grande raid sopra Vienna dove distribuiva dei volenti in tedesco. Questo tra l'altro era anche un'abitudine durante la guerra: ogni volta che qualcosa succedeva di molto importante erano stampati nella lingua dell'avversario dei piccoli volenti dicendo per esempio la Grecia adesso è con noi. I tedeschi per esempio nel 1917 dopo Caporetto, per demoralizzare gli italiani, hanno mandato su tutte le trincee dei piccoli testi che riprendevano i discorsi dei comunisti russi, che dicevano che si doveva fare la pace, che non si doveva più fare niente contro gli altri operai. Quindi ovviamente nella stampa satirica si diceva che i russi erano gli amici dei tedeschi che avevano fatto questo per mettere sotto italiani, francesi e inglesi. Tra l'altro non era completamente falso, perché effettivamente i comunisti sono stati finanziati dai tedeschi, e quindi perché sono i tedeschi che l'hanno riportato in Russia con dei vagoni, con dei treni, con dell'oro e sufficientemente soldi per fare la loro propaganda. E poi intorno, e per chiudere, intorno a tutta questa stampa c'erano anche molti giornali satirici che tutti prima della guerra erano piuttosto socialisti, critici del capitalismo, eccetera, e che verranno a lottare contro il nemico. E in Germania, per esempio, c'erano due giornali satirici estremamente importanti politicamente, vicino al Partito Socialista, il Kladder Adach e Simplicissimus. E là facevano dei disegni dei grandi autori come Goertz, per esempio, come Malevich, come Paul Klee, cioè tutto pittori o illustratori di grandissima fama che facevano la propaganda contro il nemico. In Francia c'era Le Mot, Le Cri Rouge, l'Almanach Vermo, la Bayonette, vi ho fatto vedere una foto della Bayonette. In Italia c'era l'Asino, ovviamente, la Trincea, e poi dopo Caporetto, quando hanno creato quello che abbiamo che hanno chiamato il sistema P per propaganda, hanno creato dei giornali di trincea come la Gerba o la Tradotta, che erano anche là dei giornali di propaganda per sostenere il morale della gente. In Inghilterra c'era The Punch, c'era Vanity Fair. In Austria c'era dei Muschette, mi scusate perché non parlo tedesco, quindi non so se lo pronuncio bene, e un altro che si chiamava Kerikiki. E quindi tutto ciò fa vedere che c'era tutta una volontà delle autorità e dei militari di creare quello che adesso chiamiamo i fake news, cioè delle false notizie di guerra, per avere un sostegno morale alla popolazione. Il problema, e questo sarà un grosso problema perché dopo la guerra è questo che porterà in alcuni paesi al fascismo, i soldati sapevano benissimo che niente di quello che era scritto era vero, o che dicevano piuttosto che potevano credere tutto salvo quello che era stampato, e si rendevano conto della maniera in quale tutti approfittavano della loro situazione, e nessuno indietro nei civili capiva quello che stavano vivendo, quello che stavano morendo in un certo modo. E questo dramma della solitudine del soldato sul campo è diventato un elemento estremamente forte nell'evoluzione della politica dopo la guerra. Ecco, penso che ho parlato abbastanza, vorrei passare adesso la parola a Alberto Toscano, che lui farà un commento su i vari giornali che ha potuto analizzare. Alberto. Grazie. Grazie. Grazie caro Thierry, grazie a tutti voi per essere qui e grazie agli organizzatori per questo invito. Graditissimo, perché lasciatemi dire che provo un senso di vergogna di non essere mai stato prima in un luogo talmente bello come Conversano, e quindi
come dire, c'è sempre tempo per scoprire i posti meravigliosi. Dunque, la Prima Guerra Mondiale, dal punto di vista della storia del giornalismo, mette fine a un periodo di straordinaria espansione della comunicazione, della stampa e del modo in cui l'opinione pubblica utilizza la stampa. Il periodo compreso tra il 1880 e il 1914 è un periodo di straordinaria espansione dei giornali in tutta Europa e in altri paesi come gli Stati Uniti. Questo si deve, nel caso specifico in particolare della Francia e dell'Italia, all'insieme di al verificarsi di alcune condizioni che in parte sono specifiche a questi paesi, in altri casi sono comuni al mondo intero. Sono condizioni di tecnologie nella composizione, l'avvento di macchine per comporre il piombo, e della stampa, l'avvento della linotype, la linotype è la macchina per comporre, della rotativa, tra l'altro inventata da un francese di origine bresciana, il cui padre, Marinoni, era soldato di Napoleone e poi si era stabilito in Francia dopo la sconfitta di Napoleone, e il cui figlio è stato l'inventore della rotativa, uno degli inventori della rotativa. E poi le altre condizioni che sono fondamentali sono la democrazia, perché la stampa vende di più, i giornali vendono di più se c'è dibattito. Ora il periodo della Belle Époque in Francia, ma anche il periodo di fine secolo, malgrado tutti i drammi politici in Italia, sono periodi di dibattito. E dunque una cosa formidabile per i giornali è l'alfabetizzazione, che è più forte in Francia che in Italia, ma che questo aumento dell'alfabetizzazione contribuisce al boom della stampa. Insomma, un insieme di condizioni di natura e infine l'industria, i progressi dell'industria della carta, che consentono ai giornali tirature straordinarie. Considerate il fatto che nel 1914, all'inizio della Prima Guerra Mondiale, a Parigi, solo a Parigi, si stampano 57 quotidiani, oggi se ne stampano 6 a Parigi, 57. In tutta la Francia se ne stampano 300. Anche in Italia si stampano grandi quotidiani, naturalmente il Corriere della Sera, il Secolo, il Secolo della Sonzogno a Milano, il Giornale d'Italia naturalmente, il Messaggero a Roma e la Gazzetta del Popolo e la Stampa a Torino. Notate bene, quando dico questi giornali, già metto le basi di quello che è il dibattito in Italia al momento del dibattito sull'intervento. Perché in particolare due quotidiani, ma altri se ne aggiungono, e non parlo del Giornale d'Italia perché il professore ne parlerà dopo, ma in particolare due quotidiani diventano il punto di riferimento del grande dibattito sull'intervento in Italia. E sono il Corriere della Sera, interventista, e la Stampa di Torino, giolittiana e dunque neutralista, favorevole all'accordo con la Germania e con l'Austria, in particolare con l'Austria, per trovare una soluzione che consenta all'Italia di mantenere la propria neutralità nel corso della Prima Guerra Mondiale. E sappiamo oggi che l'Austria era sostanzialmente disposta a dare all'Italia tutto quello che è stato poi conquistato al prezzo di 650.000 morti italiani, in parte conseguenza delle scelte di quel signore che abbiamo ascoltato all'inizio, General Cadorna. E qui lasciatemi aprire una parentesi, io spero che anche in Italia, come si sta facendo in Francia, ci sia una scelta precisa per riconoscere il diritto di caduta per la patria anche ai fucilati, perché il paese lavi questa vergogna causata da quel signore che si chiama generale Cadorna, delle decimazioni, delle fucilazioni, per l'esempio, e di persone che sono morte perché si desse l'esempio che bisognava morire in un modo diverso. Questa vergogna deve essere lavata storicamente, e dell'Italia democratica di oggi
che deve provvedere a questo. Parentesi chiusa. Ritorno al dibattito politico della stampa di allora, in particolare nell'anno dei 10 mesi della neutralità italiana, tra un'opinione pubblica, tra giornali che facevano riferimento al Corriere della Sera, dunque anche al suo supplemento settimanale che usciva dal 1899, la domenica del Corriere, ecco che vedete, dunque ambedue interventisti, notate che la domenica del Corriere arriverà a tirare 1 milione di copie negli anni della Prima Guerra Mondiale, diventerà il fondamentale strumento della propaganda, dell'informazione, l'archetipo dell'informazione quale il governo italiano allora auspicava. E dall'altro lato la stampa e il quotidiano quindi favorevole all'accordo di compromesso con l'Austria. Dal punto di vista dello sguardo reciproco franco-italiano negli anni della Prima Guerra Mondiale, la chiave interpretativa non si trova se non si fa riferimento a quello che è accaduto prima. Quello che è accaduto prima è la più furibonda polemica franco-italiana della storia dei due paesi e dei due popoli. Una polemica che comincia tra gli anni 1870 e gli anni 1880, e sarò brevissimo, ma con l'occupazione francese della Tunisia, che è il fatto scatenante per l'Italia per il peggioramento netto delle relazioni con la Francia e che porterà poi l'Italia a entrare nella triplice alleanza, cioè l'alleanza che diventerà triplice con l'ingresso dell'Italia, con l'impero asburgico e la Germania. E questo elemento scatenerà da parte della stampa francese una reazione furibonda, che si coniugherà con una sensazione estremamente sgradevole dell'opinione pubblica francese verso il fenomeno dell'immigrazione italiana in Francia. E questo elemento congiunto della propaganda anti-italiana per ragioni politiche e della reazione ad alcune forme di immigrazione porterà al massacro dei lavoratori italiani a Aigues-Mortes in Provenza nell'agosto del 1993. Non si conosce nemmeno quanti fossero le vittime, quante siano state veramente le vittime di questo massacro, di questo pogrom, di questa caccia all'italiano nelle vie di... Sono una ventina, molto probabilmente, forse di più. Quello che succede l'anno seguente, l'uccisione del Presidente della Repubblica Francese da parte di un immigrato italiano di tendenze anarchiche, Sante Caserio, provoca un'ulteriore reazione anti-italiana da parte della stampa francese. L'italiano è il cattivo. Il ghigliottinamento di Caserio poche settimane dopo un processo, provoca da parte dell'opinione pubblica italiana, della stampa italiana, una furibonda reazione antifrancese. Vedete che negli anni 90 la reazione, lo sguardo reciproco attraverso i giornali dei due paesi diventa estremamente caldo, al punto in cui al momento della battaglia di Adua, della sconfitta italiana d'Adua, e al momento della crisi del colonialismo italiano nell'Africa nord orientale, l'opinione pubblica francese provoca sensazioni di gioia di cui la stampa diventa il veicolo. Copertine del Petit Journal, che è un po' la domenica del Corriere francese, anche lì tirature elevatissime, presentano per esempio un etiope che sta dando martellate a militari italiani riconoscibili dal cappello del bersagliere. Si arriva insomma negli anni della Prima Guerra Mondiale, alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, dopo una scia polemica franco-italiana estremamente intensa. Questa scia polemica si attenua con l'omicidio, la fine di Crispi. Crispi è notoriamente filo tedesco, e quindi la fine politica di Crispi, e il
l'omicidio di Re Umberto, che anche lui era piuttosto filo tedesco, certamente che filo francese, mentre il figlio Vittorio Emanuele III è filo francese. Quindi a partire dal luglio del 1900, quando l'anarchico Bresci arriva in Italia dagli Stati Uniti per uccidere il re e sceglie durante il suo viaggio in nave lo pseudonimo Caserio, si attenua e la visita di Vittorio Emanuele III a Parigi all'inizio del 1903, la visita del Presidente della Repubblica Francese a Roma, sono accolte dalla stampa dei due paesi con segnali molto chiari di riconciliazione. E comincia così quella svolta che arriverà al suo punto culminante appunto nei giorni della Prima Guerra Mondiale. Ma nella stampa la cosa notevole del momento di Sarajevo, questo 28 di giugno del 1914, è che la stampa francese sia quella italiana sono completamente prese da questioni di politica interna o da scandali giudiziari. E la domenica del Corriere, che dà la notizia ai primi di luglio dell'omicidio dell'arciduca d'Austria a Sarajevo, è un capolavoro, si direbbe un giornale di oggi, perché in prima pagina noi abbiamo l'atto terroristico e in ultima pagina cosa abbiamo? Una scena della Camera dei Deputati in cui c'è una rissa e uno dei deputati, per impedire una votazione, rovescia le urne. Se non è questa l'attualità, come dire, una lezione drammatica. Insomma, il messaggio che viene da questo è che il momento drammatico dell'inizio della Prima Guerra Mondiale viene totalmente sottovalutato dai politologi, dagli esperti, da coloro che decriptano le notizie di ambedue i paesi. Il pericolo non si è visto. E lì, qui non siamo nemmeno alle fake news, qui siamo all'incapacità di leggere la realtà, e anche questa è una lezione terribilmente attuale per la realtà di oggi, quando non si è capaci. I sonnambuli. Arriviamo all'inizio della guerra. L'atteggiamento della stampa francese verso l'Italia all'inizio della guerra è di scarso interesse, perché la Francia è persuasa che la guerra non sarà di lunga durata. Addirittura ci sono giornali francesi che all'inizio della guerra pubblicano copertine, siamo in estate, siamo tra luglio e agosto del 1914, in cui si vede la gente danzare al giardino del Lussemburgo a Parigi, come se nulla fosse. Sì, la guerra, la gente andava in guerra, si sa, i soldati dicevano sarebbe ritorno per la mietitura. Ecco. Poi arrivano, ecco, da notare che la stampa italiana, e qui comincio la serie dei giornali che abbiamo selezionato insieme Thierry e io, la stampa italiana in questa prima fase, la neutralità italiana, quindi siamo tra i primi giorni di gli ultimi giorni di luglio del 14 e poi i primi giorni di agosto, insomma, perché tutte le dichiarazioni di guerra si susseguono rapidamente nel giro di pochi giorni, a cavallo dei due mesi. Come ben sappiamo, il 24 maggio del 1915, quando il Piave mormorava, secondo la canzone scritta da E. A. Mario, pseudonimo celebre poeta e musicista napoletano, che scrisse l'inno del Piave, la canzone del Piave. Dunque, in quei mesi la stampa italiana mostra in modo crescente simpatia per la Francia. Cosa curiosa, perché l'Italia è ancora alleata ufficialmente dell'Austria e della Germania. Ma la stampa italiana, anche se il paese è neutrale, mostra crescente simpatia. E lo si vede da questa copertina della Domenica Corriere, in cui, vedete, nel decriptare il linguaggio della comunicazione, soprattutto nella Prima Guerra Mondiale, ma nelle occasioni di qualsiasi guerra,
la parte per cui il giornale fa il tifo, o il film, è quella in cui si vedono naturalmente i soldati vivi, i soldati in primo piano. La parte in cui si vedono i soldati morti o comunque i soldati attaccati, senza un volto preciso, mentre guardate come si vede bene quel volto del soldatino francese in primo piano, come si fa a essere contro di lui? Mentre invece l'altro, il tedesco, è dietro, si vede, non ha neanche un volto, è un oggetto. Ecco, questa è chiaramente, nel linguaggio della comunicazione dell'epoca, è una presa di posizione chiarissima. Da notare il fatto che il soldatino francese, tutti i soldati francesi in primo piano portano quei vistosi pantaloni rossi. L'anno prima c'era stato nella stampa francese un dibattito furibondo e un po' grottesco sul fatto che fosse opportuno smetterla di avere una divisa con i pantaloni rossi, che sono troppo visibili in battaglia e diventano l'ideale obiettivo dei cecchini nemici. Alcuni generali francesi erano intervenuti con articoli sui giornali dicendo: mai rinunciare all'estetica delle nostre divise che sono così particolari, perché noi siamo un popolo straordinario, siamo belli, abbiamo i pantaloni rossi, che è una bella divisa. Ecco, poi naturalmente dopo le prime battaglie hanno cambiato divisa. Dopo 10 mesi, ci hanno messo 10 mesi a cambiare divisa. Quindi i generali erano molto testardi nel difendere i pantaloni rossi. Ma qui si vede, nella Domenica del Corriere, siamo tra l'altro effettivamente all'inizio del 15, qui, quindi sono ancora i pantaloni rossi. Questo è nel linguaggio della comunicazione dell'epoca, questa copertina chiara, una simpatia. Certamente del gruppo Corriere della Sera, Domenica del Corriere, ma anche di gran parte della stampa italiana per la Francia piuttosto che per la Germania. Ora, qui arriviamo a questa copertina, questa prima pagina del Corriere della Sera, che dà notizia di un atto, di una vicenda assolutamente tragica, che è l'affondamento qui. Questo è un convegno, tra l'altro, l'Adriatico, la prima guerra mondiale adriatica, l'affondamento dell'incrociatore Gambetta è avvenuto al largo di Santa Maria dell'Euca. L'incrociatore francese Gambetta era quanto di meglio avesse la marina francese. Era un incrociatore corazzato, aveva 850 circa marinai a bordo, era basato a Malta e partecipava a due tipi di missioni. Una era tentativo francese e britannico di bloccare la flotta austriaca nell'Adriatico, di impedire al grosso della flotta austriaca di uscire dalle acque dell'Adriatico, di tenerla imbottigliata lì. E il secondo tentativo è quello di proteggere navi da rifornimento dirette al Montenegro e quindi alla Serbia, che erano paesi alleati della Francia. La prima guerra mondiale comincia con una dichiarazione di guerra che coinvolge naturalmente la Serbia, la dichiarazione dell'Austria-Ungheria alla Serbia per l'omicidio dell'arciduca d'Austria a Sarajevo. Dunque, questa è la missione del Gambetta. Il Gambetta viene affondato il 27, nella notte tra il 27 e il 28 aprile del 15, appunto al largo delle acque pugliesi, e muoiono 700 militari francesi. Da notare che nel Gambetta viaggiava anche un ammiraglio, ma che non era però il comandante della nave. Il comandante della nave si suicida, l'ammiraglio cerca in tutti i modi di salvarsi su una scialuppa, alla fine la scialuppa si rovescia e muore pure lui. Ma la notizia fa sensazione, e quei pochi francesi che si salvano, circa 150, vengono salvati grazie all'aiuto dei pescatori e dei cittadini pugliesi. Dunque, qui siamo al 27 di aprile del 15, la stampa italiana dà un enorme rilievo a questo. Sono andato a controllare nei formidabili archivi che avete qui, e ho visto che la notizia c'è anche sull'Avanti, anche se l'Avanti la tratta con estrema cautela. Ma la cosa più interessante è questa copertina della Domenica del Corriere, che si riferisce alla stessa notizia,
che quindi viene utilizzata da tutto lo schieramento dei giornali italiani più favorevole alla guerra, cosa che spiega perché l'Avanti neutralista abbia ridotto ai minimi termini quella notizia in pagina interna. L'Avanti è stato, come sapete, neutralista tranne che un giorno con un articolo firmato da tal Benito Mussolini, direttore dell'Avanti, che difatti dovette dimettersi per aver scritto nel settembre del 14 l'articolo interventista e che creò, chissà come fece a creare nel giro di un mese un nuovo quotidiano, Il Popolo d'Italia, le male lingue dicono grazie ai soldi dei servizi segreti francesi, come dire, non ci furono solo i tedeschi ad aiutare i russi, ma ci furono anche i servizi segreti francesi ad aiutare tal Benito Mussolini interventista. Ma anche questa parentesi la chiudiamo. E torniamo al Gambetta. Il Gambetta, qui vediamo la Domenica del Corriere in questa bellissima, tra l'altro, efficacissima, ancora 10 minuti, vabbè, sarò sintetico, tavola di prima pagina, mostrare l'atto di suicidio del comandante presentato come atto di eroismo. Ora, siamo al 27 di aprile del 15, il giorno prima è stato firmato a Londra il patto di Londra per l'ingresso dell'Italia in guerra, a determinate condizioni. Firmato dall'Italia con la Gran Bretagna, la Francia e la Russia. Il patto di Ronda è un patto segreto, ultra segreto. Ne sono al corrente solo pochi, Salandra, il re e pochi altri. I contenuti del patto di Londra e l'esistenza stessa del patto di Londra verranno rivelati dai rivoluzionari russi all'inizio del 18, dopo la rivoluzione russa, quando per dimostrare che i capitalisti sono tutti dei traditori, cattiva gente, pubblicheranno tutti i documenti riservati del Ministero degli Esteri russo. E lì venne fuori il testo del patto di Londra. Ora, è interessante notare come la stampa italiana, e qui passiamo, qui siamo una super fake news, perché i giornali, talvolta in buona fede, dall'altra forse in meno buona fede, fanno credere all'opinione pubblica che si sta discutendo sull'intervento o no, mentre l'intervento era già firmato. C'è un patto che naturalmente non può essere ratificato, perché se no non sarebbe più segreto. Dunque si fa credere al Paese che il Parlamento deciderà, si fa credere al Parlamento che sarà lui a decidere, mentre la decisione è già stata presa di entrare in guerra nel giro di un mese con un patto firmato il 26 di aprile, tra l'altro il giorno prima dell'affondamento del Gambetta. Non c'è nessun nesso tra i due fatti, però coincidenza di queste vicende che si accavallano nel giro di poche ore, in questa fine di aprile del 15. Ora, qui abbiamo la stampa, che dice proprio il Parlamento sarà arbitro della situazione. L'offerta dell'Austria è ufficialmente presentata. La decisione è già presa. Il Parlamento non sarà arbitro di niente. L'ingresso d'Italia nella Prima Guerra Mondiale è il risultato di un colpo di forza e, permettetemi, forse di un colpo di Stato. No. Allora solo colpo di forza, non colpo di Stato. Io sono d'accordo che lo Statuto Albertino del 1848 permetteva questo comportamento. Penso che questo alimenti un dibattito sulla nascita, sulle contraddizioni, ma non è il caso, non siamo, anche per me restano 6 minuti, sulla nascita, sul fatto che l'Italia, riunificandosi, non si sia data una Costituzione diversa dallo Statuto. Però a termini puramente burocratici lei ha ragione, conveniamo sul fatto che ci sia materia per porsi un problema. Quindi noi siamo al questo modo di dare notizie da parte dei giornali di allora. Anche questo titolo, siamo sempre in quel momento, ormai qui la decisione è ufficiale perché è il momento in cui il Parlamento vota e vota per l'ingresso in guerra, guarda caso, il vibrante discorso patriottico di Salandra. Che cosa è successo dal punto di vista della stampa francese e delle autorità francesi tra l'inizio dell'agosto del 14 e la primavera del 15?
È molto semplice. È successo che la Francia, in un primo tempo, si mostra soddisfatta del fatto che non dovrà combattere su due fronti, uno contro la Germania e l'altro contro l'Italia, benché Germania e Italia siano ufficialmente alleati nella Triplice Alleanza. Poi non le basta più. Non le basta più perché quelle che sono che appaiono battaglie facili diventano battaglie tremende, l'offensiva tedesca dà risultati, la Francia ha bisogno che l'Italia entri in guerra contro l'Austria, che ci sia, non le basta più la mancanza di un secondo fronte per lei, ha bisogno che ci sia un secondo fronte contro l'Austria e la Germania. L'Italia nel maggio del 15 dichiara guerra solo all'Austria, non alla Germania. L'Italia dichiara guerra alla Germania nell'agosto del 16. Ma queste battaglie, questa nascita del secondo fronte contro gli imperi centrali viene accolta con entusiasmo dalla stampa francese. E queste copertine, qui siamo l'Excelsior, che è un giornale molto particolare, privilegia l'immagine, è un quotidiano, quindi quotidiano che privilegia in questo. Guardate questa copertina che i nostri nuovi alleati, l'Italia speranza dell'Europa, momento, questa copertina, guardate, e poi altro. Qui siamo un settimanale, supplemento settimanale del più grande quotidiano francese che si chiama Le Petit Journal, e questo è il supplemento settimanale. Il supplemento settimanale che mostra, guardate, la folla, l'entusiasmo in Italia per l'ingresso in guerra. Tra l'altro, guardate l'assurdo stereotipo di come sono vestiti gli italiani secondo i giornali francesi. Cioè ce li vedete la gente andare in giro? Cioè proprio gli abiti regionali, e questo tripudio per l'ingresso in guerra così. E dall'altro lato abbiamo la stampa tedesca, e qui ho scelto di presentare questa copertina di un settimanale tedesco, che i tedeschi vedono l'Italia come traditrice, naturalmente, e onestamente forse non hanno proprio tutti i torti, e dal loro punto di vista, e mostrano questo in un linguaggio maccheronico che è un bijou. Allora, durante la guerra, questo giovane che parte soldato chiede al padre warum, perché? Padre, quindi warum lo chiede, perché lo chiede in tedesco? Warum. E poi padre in italiano. Warum padre? E il padre risponde in uno strano italiano: figliuol mio caro, ich weiß es nicht, il re der Krieg, insomma l'Italia è in guerra a causa del tradimento del re. E questa scena di famiglia all'italiana presentata in prima pagina nella stampa tedesca riassume in modo evidente qual è la percezione. Anche qui siamo sono giornali del corso della guerra, siamo nel 16, l'uso dei gas, quindi qui c'è la Domenica Illustrata, settimanale del gruppo Sonzogno di Milano, che è uno dei grandi gruppi editoriali italiani, che possiede il quotidiano Il Secolo, che è uno dei grandi quotidiani italiani, niente a che vedere con il Secolo XIX di Genova. Qui siamo un altro quotidiano, il grande quotidiano di Torino, Il Secolo, la Gazzetta del Popolo, e che dà notizie ancora molto filofrancesi, ma qui ormai l'Italia è alleata della Francia, quindi si spiega, sull'attacco francese, I francesi ottengono una brillante vittoria sulla Somme, e giustamente Thierry mi segnala l'avanzata delle fanterie al canto della Marsigliese. Insomma, si dà un'immagine totalmente assurda di quella che è una battaglia della Prima Guerra Mondiale. Come Thierry ha bene spiegato prima, la mostruosità di queste battaglie, delle trincee, i soldati come topi. Questi vanno all'attacco cantando la Marsigliese. Sì. E poi arriviamo a questa copertina straordinaria. Io ti chiedo di sforare due minuti, forse il pubblico me lo concede. Questa copertina, no, torniamo alla copertina prima perché è straordinaria. Qui siamo a dopo Caporetto, l'Italia riceve l'aiuto, in particolare della Francia, che della Gran Bretagna, anche degli Stati Uniti, poi lo riceverà. Oddio, c'è una polemica poi tra gli storici, noi,
su quello che è stato il reale peso dell'aiuto, certamente salvo in casi specifici non furono truppe di prima linea, ma però anche il fatto che gli italiani furono in condizione di sguarnire una parte delle retrovie affidandole a truppe alleate fu un aiuto certamente per l'Italia. Ma mi interessa notare, uno, che la stampa francese diede un'enorme importanza a questo intervento francese in Italia, enorme. Due, che la stampa francese mostrò la presenza di queste truppe in prima linea, in particolare nella la battaglia del Monte Tomba. Tre, che la stampa francese collocò questa scelta di intervento in Italia dentro un filone storico di aiuto francese all'Italia. E questa copertina è un bijou. Notate che ci furono in tutto l'anno 1917 due sole copertine del Petit Journal che non furono dedicate a comandanti militari, che non avessero questa è una delle due. Tra l'altro è bella anche graficamente, ma qui si dice le truppe francesi sono state sempre accolte in Italia come liberatrici e si fanno quattro date. Una, 1896-97, la prima campagna d'Italia di Napoleone. 1800, seconda campagna d'Italia di Napoleone. E poi si mette evidentemente 1859, Magenta e Solferino, Palestro, Napoleone III, e poi 1917. L'autore della tavola si è dimenticato di mettere il 1849, quando le truppe francesi della Seconda Repubblica Francese schiacciarono la Repubblica Romana di Mazzini e Garibaldi. Quella data lì, diciamo, non ci stava bene lì dentro. Ecco. Comunque la tavola è molto bella, è molto efficace e mostra, fa una prova. Come risponde l'Italia? L'Italia risponde con la Domenica del Corriere dell'anno seguente, perché nel 1918, all'inizio del 18, gli italiani vogliono che ci siano forze italiane che combattono in Francia contro i tedeschi dalla parte dei francesi. E qui la Domenica del Corriere si prende la rivincita. Allora qui ci abbiamo, in ultima pagina, nella tavola d'ultima, ali italiane nella battaglia di Francia. Ecco, gli italiani fondamentali nella vittoria francese contro i tedeschi. Però, insomma, propagandisticamente ci sta bene. Ecco. E poi un'altra copertina, questa volta una copertina, il valore italiano in Francia, riuscito contrattacco della nostra truppe. In realtà le truppe italiane ce ne furono in Francia, ma furono i volontari di Peppino Garibaldi, all'inizio, quando l'Italia era ancora neutrale, nella battaglia delle Argonne. E ci furono due nipoti di Garibaldi che morirono tra la fine del 14 e l'inizio del 15, combattendo contro i tedeschi da volontari della legione italiana, detta anche legione garibaldina, che aveva migliaia di soldati poi integrati nelle forze italiane, perché da quando l'Italia entrò in guerra tutti i volontari italiani dell'esercito francese vennero presi. E qui concludiamo. Questo è il momento della vittoria, la Domenica del Corriere al momento della vittoria. E qui giustamente Thierry mi segnala, il nemico, il barbaro Aguzzino, è in rotta e le terre fatte sacre da un anno di martirio tornano alla patria. Il tricolore dei fratelli che aspettavano si leva fiero si lega fiero a baciare nel fulgore della vittoria avete capito qual è il linguaggio, ecco, questo, la fotocopia non è efficacissima, avete capito qual è. Questa è la Domenica del Corriere che dà il messaggio della vittoria della Prima Guerra Mondiale. Dal momento, e concludo, della vittoria della Prima Guerra Mondiale, la comunicazione resta all'insegna dell'amicizia, della grande amicizia, ma c'è qualcosa che cambia. C'è qualcosa che cambia perché la percezione della stampa italiana resta sempre molto marcata a sottolineare l'alleanza Italia-Francia-Gran Bretagna. La percezione della stampa francese si sposta sempre più a sottolineare l'alleanza Francia-Gran Bretagna-Stati Uniti. Nei primi mesi dopo la vittoria, ma poi avrò
magari qualche minuto per dire qualcosa dopo su questo. Questa diversa percezione della stampa dei due paesi non si nota ancora, la notiamo oggi decriptando allora, ma allora non era probabilmente così evidente. E poi con quello che accadrà nei mesi successivi, in particolare con la polemica alla conferenza di pace di Saint-Germain-en-Laye per il trattato con l'Austria, diventerà chiarissimo, e al punto che per qualche giorno la delegazione italiana abbandonerà la conferenza e tornerà a Saint-Germain-en-Laye soltanto quando si accorgerà che gli altri continuavano a negoziare senza di lei. Ecco, lì la percezione italiana di essere in difficoltà affiora anche nella stampa italiana, e lì una certa parte della stampa del mondo politico italiano comincerà a fare discorsi del tipo vittoria mutilata, che porteranno poi alle conseguenze storiche tragiche che sappiamo. E quindi adesso vorrei dare la parola a Pasquale Garagnella, che ci parlerà di Federico De Roberto. Pasquale. Allora, data l'ora, vi ruberò pochi minuti. E naturalmente ringrazio anch'io la Fondazione Di Vagno, nella persona del suo presidente e anche del segretario, per questo cortese invito. Vorrei rilevare che diciamo, lo scenario che parte dal 1914 sino al 1915 vede la tragedia europea, ma ricordo che è un anno fatale per l'Italia, perché l'Italia dichiara in quell'anno la propria neutralità. A questo proposito, forse anche per le cose che abbiamo ascoltato questa sera nel precedente dibattito sul socialismo, io vorrei ricordare che la politica ha un ruolo promotore sempre, di orientamento nel bene e nel male. E in questo caso in Italia gruppi dirigenti di grande estrazione politica hanno orientato in una determinata direzione quello che poi diventa il fatidico 24 di maggio, in cui si dichiara da parte dell'Italia la guerra. Perché dico questo? Perché quei due giornali a cui si è fatto riferimento, il Corriere della Sera e la Stampa di Torino, sono due giornali rappresentativi di due posizioni opposte. Una è quella giolittiana, che è per la neutralità o addirittura per un accordo con l'Austria. E l'altro, il Corriere della Sera, che è diretto da Luigi Albertini, che nel corso del 1914 comincia a promuovere la grande propaganda per l'intervento. E qui vorrei subito fare riferimento all'intellettualità meridionale. E qui verrebbero a mente, per chi abbia un minimo di antica esperienza di scuola, di licei, i grandi nomi dell'intellettualità meridionale. Io direi il primo è il maestro di De Roberto, che è Verga, il quale è, da buon meridionale, un anti-giolittiano, perché non si ricordi, non si dimentichi quella grande espressione di Salvemini: Giolitti è il ministro della malavita, visto da tanti intellettuali meridionali, il ministro che organizza le elezioni con i suoi ascari nel meridione. E Verga è un anti-giolittiano viscerale, e tuttavia Verga è contrario alla guerra. Ed è contrario alla guerra anche qui, io direi, per un tema che è proprio all'ordine di questo convegno della Fondazione Di Vagno. Verga teme che l'Adriatico possa essere, se solo ci si allea con la Russia, il luogo in cui verranno i cosacchi ad abbeverare nei fiumi dell'altra sponda dell'Adriatico i loro cavalli, a far abbeverare
i cosacchi verranno sull'altra sponda vicini a noi. L'allievo di Verga e De Roberto, di cui vi dirò fra un momento, ma c'è un altro nome che va ricordato per quel 1914 ed è Luigi Pirandello. Pirandello nel 14 pubblica una novella lunga, un romanzo breve, che si intitola Berecche e la guerra. E chi è questo Berecche? È una proiezione autobiografica di Pirandello che, come voi sapete, ha studiato a Bonn ed è di cultura tedesca ed è un germanofilo. È un germanofilo. E Pirandello rappresenta in questa novella un professore che in quel fatidico 1914 diventa oggetto di derisione perché la Germania è cominciata a vedere come la Germania che ha compiuto la catastrofe nel Belgio, e la Germania assassina, la Germania distruttrice di civiltà. E questo professore di cui racconta Pirandello nella sua novella ha addirittura l'umoristico destino di avere un figlio che va volontario in Francia. E allora, per amore del figlio, rinnegherà tutta la sua cultura, tutta la sua vita, tutta la sua esistenza e cercherà di imparare, andrà presso una scuola di equitazione per imparare ad andare a cavallo. Avrà una caduta incredibile e dopo questa caduta comincerà a delirare. Però questo delirio, ecco la grande intellettualità meridionale, riesce ad andare al di là dei soggetti dello scontro, riesce ad andare al di là della contesa tra la Kultur tedesca e la civilisation latina, perché questo professore immagina, per esempio, che a Belgrado c'è stato un bombardamento terribile e non si sente più una voce umana e resta soltanto la voce di un gallo che all'alba canta. E questa è una grande immagine leopardiana che viene dal canto del gallo silvestre delle operette morali ed è una sconfessione degli uomini che diventano vermi che si combattono su un piccolo pianeta. Ecco la grande allegoria di quella intellettualità che farà il paio, per esempio, con Remarque, l'autore Niente di nuovo sul fronte occidentale, che riesce a distinguersi e ad allontanarsi dalle forze in gioco perché c'è una ragione più alta che la ragione umana. Ma adesso ritorniamo rapidissimamente alle cose più concrete. L'allievo di Verga e De Roberto è assolutamente contrario alla guerra ed è contrario alla guerra soprattutto perché, pur essendo di cultura francese, pur simpatizzando per la Francia, ha un'antipatia incredibile per la Gran Bretagna, per l'impero britannico, e ritiene che Malta sia lo specchio in cui il dominio della Gran Bretagna si manifesta in tutta la sua brutalità. E dal momento che era un collaboratore del Corriere della Sera, comincia a discutere con questo, con il suo direttore. E addirittura pensa di inviare al Corriere della Sera un articolo su Malta, ma qui, prima ancora della censura, ormai nella intelligenza italiana in quel 14 e 15 c'è l'autocensura. Ad una breve replica del senatore, ormai senatore, direttore del Corriere della Sera, Albertini, De Roberto non invierà più l'articolo su Malta perché ormai sono pressanti le questioni dell'Adriatico. Ecco, le questioni dell'Adriatico. È inutile dirvi che passano pochi mesi e tutta questa intelligenza italiana, anche la migliore, che era stata neutrale, poi passerà al partito della guerra e diventerà intelligenza interventista. Ed è inutile dire che De Roberto collabora al Giornale d'Italia con articoli sulla guerra. E addirittura c'è una recensione di De Roberto ad un francese, si chiamava Gabriel Faure,
che aveva scritto un paio di libri sui luoghi della guerra, i paesaggi della guerra in Francia e in Italia. E sono i grandi luoghi di quella linea lunghissima che andava dalle Alpi sino al mare Adriatico, in cui erano assepati centinaia di migliaia di uomini conducendo una vita incredibile, perché era la vita o delle trincee o la vita sulla montagna, perché la guerra di montagna è stata una guerra terribile. Qui una postilla. Noi abbiamo fatto riferimento ai gruppi dirigenti, ai giornali, e alle intelligenze, ma l'ultimo riferimento che bisognerebbe fare è il riferimento a quelle centinaia di migliaia di uomini che si sono trovati lì senza sapere nemmeno perché, perché venivano dalle zone più desolate e più povere del paese ed erano migliaia e migliaia di analfabeti. E chiudo con questa considerazione. Dopo la guerra c'è una prosecuzione che è quella della Vittoria Mutilata. E De Roberto dovrebbe partecipare al mito della Vittoria Mutilata. Ma c'è un'ultima differenza che vorrei segnalare alla vostra attenzione, ed è questa. Quando uno scrittore è uno scrittore di talento, se scrive degli articoli di pensiero, è uno come noi. Può dire delle cose giuste, può dire delle cose esatte e può sbagliarsi. Quando però esercita l'arte dello scrittore, allora riesce, come nel caso che ho richiamato di Pirandello, a dire delle verità profonde, incredibili, inaspettate, talvolta senza richiamare miti romantici, allo stesso autore, sino in fondo. Allora, il De Roberto, che aveva aderito alla guerra ed era stato propagandista di guerra, scrive moderato, sì, un democratico moderato, e il De Roberto che scrive una novella intitolata Il rifugio, in cui c'è la fucilazione di una persona che ha avuto paura. Quella voce che abbiamo sentito all'inizio della nostra serata era quello che mandava i carabinieri a fucilare alle spalle i cosiddetti traditori o i cosiddetti disertori, ed erano migliaia di persone che si trovavano in condizioni incredibili ed erano presi da panico, da paura, ma quel generale li mandava ai plotoni di esecuzione. E questa novella si intitola Il rifugio. Ha scritto un'altra novella intitolata La posta, in cui c'è un analfabeta siciliano che deve comunicare con i suoi, e anche qui un'altra forma incredibile di autocensura. I soldati non raccontavano mai alle loro famiglie delle condizioni desolanti e terribili nelle quali vivevano, prima ancora che ci fosse la censura militare, perché raccontavano alle loro famiglie di vivere in condizioni accettabilissime. E questo soldato Velastro, che dalla famiglia, dalla cui famiglia arrivano notizie, si direbbe in siciliano, di malanova, di disdetta, brutte notizie, e il tenente gli nasconde tutte queste notizie, e teme il tenente che alla fine potrà sapere, va in una decisiva battaglia. E facevo riferimento ai luoghi. De Roberto in quella recensione dice una volta tanto il francese, che ha sempre rappresentato i luoghi d'Italia, si tratti di Conversano o si tratti dell'altopiano di Asiago, come i giardini di Armida, i bei luoghi d'Italia in cui si gusta il piacere di vivere, però poi ci sono anche i luoghi che sono i luoghi della guerra, in cui c'è il piccolo grande eroismo italiano. E questo soldato si ritrova nella conca, in cui è tutto il suo battaglione, e la guarda nella sua bellezza e dice: mi sembra di essere tra i piccoli monti della mia Sicilia. La battaglia imperversa, e imperversa in maniera così cruenta che di quel corpo
resteranno brandelli. Anche questo è un altro mito che ha del negativo e del positivo, ovviamente, come tutte le cose politiche e politico-culturali, perché quel corpo sbrindellato poi sarà il grande mito del milite ignoto, cioè di un corpo che diventa irriconoscibile. L'ultima considerazione. L'ultima novella di De Roberto si intitola Altro che propaganda, con un titolo che è una sconfessione di tutte le storie che abbiamo ascoltato. Il titolo dell'ultima novella di De Roberto, che precede la sua morte fisica, recita La paura, e racconta di una postazione che deve essere presidiata da soldati, e 5 soldati in successione sono colpiti da un cecchino, e l'ultimo soldato, che si chiama non a caso Morana, che porta anche nel suo nome il sentimento della morte, l'ultimo soldato è preso da una tale paura che rifiuta di raggiungere la postazione. Ma quando qualcuno dice nella sua compagnia, urla l'ispezione, l'ispezione, ecco l'ispezione dello spettro del generale Cadorna, questo soldato prende il moschetto e si spara alla tempia. E devo dirlo qui, con una riflessione sui corpi che è incredibile da parte di De Roberto, che non ha mai partecipato alla guerra, il suo cervello si stampa sulla parete della trincea. Concludo. 1921 invia la novella al Corriere della Sera, quel Corriere della Sera a cui aveva tanto collaborato. La risposta è che quella novella non poteva essere pubblicata, perché era assolutamente controcorrente rispetto allo spirito del tempo e al modo in cui nel 1921, a 3 anni dalla conclusione della guerra, i giornali, la stampa, la politica dovevano dare una particolare, una peculiare immagine della guerra. Doveva essere l'immagine eroica e non dell'eroe che ha paura e si suicida. Grazie. E di fatto la vera guerra mutilata fu effettivamente la vita dei soldati che combattessero in questi posti terribili, senza essere mai in grado di spiegare alla loro famiglia, ai loro vicini, cosa avevano vissuto e perché. Adesso è abbastanza tardi, eventualmente se alcuni di voi hanno una domanda o vogliono fare qualcosa, chiedere qualcosa, se no chiuderei adesso. E vi segnalo, domani ci sarà un'altra conferenza sul tema appunto della follia dei soldati, cioè tutti i traumi della guerra. Buonasera a tutti.